15 aprile. Poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annuncio. Atti 17, 23. All'Iddio sconosciuto. Leggendo il contesto del versetto sopracitato, possiamo avere una conoscenza dell'onore e dell'adorazione che si deve a Dio, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Il sermone predicato da Paolo agli atei e filosofi di Atene era diretto contro di loro che non servivano e adoravano rettamente, ed anche a quelli che facevano discorsi totalmente diversi da quella che invece è la vera e sana dottrina del Vangelo. Lo scopo di Paolo è di portar loro la conoscenza: l'unico degno dell'adorazione dell'uomo è il Signore, il creatore di tutte le cose. Egli pone una pietra miliare come base del vero culto. C'è un Dio conosciuto e quel Dio è unico. Quando egli ha predicato contro l'adorazione ai falsi dei, voleva solo istruirli per un servizio alla vera deità. Non vuole parlare di un nuovo Dio, ma condurre loro alla conoscenza di un Dio unico, come negli antichi giorni. Venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti.